Eletto sindaco di Gibellina il 31 maggio del 2010 all'età di 53 anni e rimasto in carica fino al 2015, Rosario Fontana era stato indagato per abuso d'ufficio e poi condannato nel luglio del 2018 ad un anno di reclusione pena sospesa. Adesso a distanza di tre anni dalla condanna di primo grado inflitta dal Tribunale di Sciacca, la Corte d'Appello di Palermo ha riformulato la sentenza assolvendo con formula piena l'ex primo cittadino di Gibellina dal reato d'abuso d'ufficio. La vicenda... Da un esposto di un consigliere comunale dell'epoca a seguito dell'affidamento diretto da parte del comune alla Fondazione Orestiadi dell'organizzazione di importanti mostre in occasione del 46 anniversario del terremoto della Valle del Belice. La fondazione era però presieduta dallo stesso ex sindaco, accusato quindi di aver violato le normative vigenti in materia di appalti. Secondo Rosario Fontana, la scelta avrebbe invece consentito un notevole risparmio alle casse del comune e promosso la cittadina di Gibraltar. Per questo, ha scritto Fontana sulla sua pagina Facebook dopo la soluzione, ho trovato difficoltà a comprendere le ragioni, anche se legittime, che hanno determinato la costituzione di parte civile, sia nel processo di primo che di secondo grado, dell'attuale sindaco di Gibellina. La Corte d'Appello di Palermo adesso ha deciso che il reato contestato non fosse stato commesso da Rosario Fontana, assolvendolo quindi con formula piena. Sono stati sei anni di sconforto, ha detto dopo la soluzione l'ex primo cittadino di Gibellina, che mi hanno convinto a rimanere ai margini della politica e delle istituzioni e che, devo confessare, nessuna sentenza mi potrà mai ripagare. Questa soluzione rende anche giustizia a chi, assieme a me e fino all'ultimo giorno, si è speso per questa città per renderla più libera, più accogliente, più bella, protagonista nel mondo della cultura e delle istituzioni.